Sono giunti oggi a Roma i lavoratori della Lio del Basel di Terni, dopo aver percorso a piedi circa 100 km che separano la città umbra, sede di un importante polo chimico, dalla capitale. Una lunga marcia organizzata unitariamente dai sindacati che si è conclusa sotto la sede del Ministero del Lavoro per dare vita ad un sit-in. km di marcia da Terni fino a Roma per chiedere cosa al ministro Romani? Per chiedere finalmente una politica industriale per la chimica nazionale che coinvolga il polo chimico di Terni che sta morendo. C'è necessità di capire cosa vogliamo fare con questa chimica e il governo ci deve dire quali risorse e quali strumenti mette a disposizione di chi vuole investire sul nostro territorio. Qual è la situazione a Terni? Quanti sono i posti di lavoro a rischio? Quali sono le vostre prospettive per il futuro? 1000 posti di lavoro a rischio. Partiamo da 100 lavoratori in cassa integrazione della Bacelle che ha deciso di chiudere e quindi alla fine del mese di luglio chiuderà. Meraclon, un'altra azienda del settore, 250 posti di lavoro a rischio in cassa integrazione da 3 anni. 10 giorni sciopero e blocco delle portinerie. Restano solo i 180 lavoratori della Treofan e i 100 lavoratori della Novamont. Più ci sono 400 lavoratori dell'indotto. Questo è nei numeri quello che sta accadendo nel polo chimico ternano. Un solo impegno da parte della Novamont attraverso investimenti insieme ad altri imprenditori per rilevare l'intera situazione e quindi rilanciare la chimica verde in Italia e quindi partendo da Terni che è stata la culla di questa esperienza. Se non doveste ricevere risposte dal ministro, la lotta continuerà? Non solo continuerà la lotta, oggi abbiamo deciso che lasceremo questa via solo quando il ministro ci avrà ascoltato e ci avrà dato qualche rassicurazione dei giorni qui a seguire. Noi sappiamo che se sforiamo la fine del mese prossimo, noi ci siamo giocati tutta la nostra battaglia, 12 mesi, 13 mesi fatti di grandi sofferenze, di grandi battaglie, 200 ore di sciopero, 200 ore di blocco delle portinerie, sacrificando famiglie, sacrificando un'intera comunità. Non ne possiamo più, siamo qui oggi per dire basta, basta, oggi vogliamo una risposta che rilanci il nostro futuro.